Durante il congresso 2019 dell'EASL in corso a Vienna si parla anche di malattie rare e in particolar modo abbiamo cercato di capire meglio cos'è la porfiria epatica acuta attraverso le parole del professor Paolo Ventura, che si occupa di questa patologia da anni ed in più è il segretario del gruppo italiano Porfiria ed è membro del board dell'European Porfiria Network e anche responsabile del congresso mondiale sulla porfiria che si terrà a Milano il prossimo 8-11 settembre. Professore, quali sono le manifestazioni della malattia, quanti pazienti più o meno sono coinvolti e cosa causa? Le porfirie acute sono un gruppo di patologie dovute ad un'anomalia del metabolismo dell'eme in cui si accumulano una serie di metaboliti tossici che hanno la caratteristica di essere neurotossici. Quando questi metaboliti si accumulano in grande quantità determinano una serie di segni e di sintomi estremamente gravi che si concretizzano nell'attacco porfirico acuto, che è un insieme di sintomi caratterizzati prevalentemente da fortissimi dolori addominali, interessamento neurologico con dolori inizialmente alle radici degli arti, che può presentare anche alterazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, alterazione dello stato mentale con manifestazioni di confusione mentale fino al delirio, e se la malattia non viene trattata in tempo o viene trattata in maniera sbagliata con farmaci per esempio che possono addirittura peggiorare il quadro clinico, il paziente può peggiorare ulteriormente, si può andare verso un quadro di paresi, paralisi, coma fino alla morte per arresto respiratorio. Si manifesta sin dall'infanzia oppure si può manifestare e ce se ne può rendere conto anche in età adulta? Diciamo che tutta la letteratura è abbastanza concorde sul fatto che queste malattie si manifestano per la prima volta in età giovane, intorno ai 25-30 anni, colpiscono prevalentemente le donne rispetto agli uomini, ma nella mia esperienza gli uomini quando sono colpiti hanno crisi molto più gravi e molto più severe, le donne magari hanno crisi più frequenti, talvolta anche meno intense. Tuttavia recentemente la maggiore attenzione che comincia ad esserci per queste malattie ha cominciato a evidenziare che forse ci sono dei casi anche in età pediatrica. Nella mia esperienza io per esempio ho avuto due casi di bambini, uno di 8 anni e uno di 11 anni. Quindi è chiaro che se è difficile pensare a un mal di pancia correlato a una porfiria in un adulto, lo è ancora di più in età pediatrica. Ecco, come si sono presentati questi casi alla sua attenzione? Proprio col dolore addominale? Era uno dei sintomi, gli altri sintomi erano sintomi neurologici, quindi sono entrati in una diagnostica differenziale di polineuropatia che, escludendo progressivamente tutte le possibili cause, ha portato fino alla diagnosi di porfiria acuta. Quanto è condizionata la qualità di vita dei pazienti con questa patologia? La storia clinica di questi pazienti è molto variabile, ci sono malati che hanno solo una o due crisi durante tutta la loro vita, altri purtroppo, quelli più gravi, circa un 10-20% dei pazienti totali che hanno invece delle crisi frequenti molto gravi e abbiamo osservato che anche nei periodi cosiddetti intercritici hanno dei sintomi, soprattutto di tipo neurologico, che possono essere variamente invalidanti. In genere si tratta di patologie in grado di compromettere in maniera significativa la qualità della vita di questi pazienti, che per lo più non possono svolgere un'attività normale.